Allora, chi mi conosce lo sa, io ho una passione per la crema mani, direi che ho una dipendenza, effettivamente, e quindi perché non provare anche le creme mani low cost? Sono nata da Lidl e ho preso le creme mani della Sien e le ho volute provare e ora ve ne parlo. Allora, la prima sicuramente è questa, la Sien Nature, quindi la linea naturale. Crema mani con calendula 75 ml 1,29 euro e ve la mostro. Dunque, questa è della Lean Nature e guardando l'inci effettivamente ha solo ingredienti buoni, cioè è valida. Considerate che 1,29 euro una crema mani che altre in commercio sono molto peggio, quindi davvero valida. Allora, ha un profumo delicato, ma comunque non persiste sulla pelle. Ha una texture fluida abbastanza leggera che si stende bene e assorbe velocemente. Potere idratante medio, va bene sia per il giorno da usare più volte al giorno che alla sera. Un pochino più prodotto, fate un bel impacco e la mattina trovate le mani morbide. Mi è piaciuta per questo. Sicuramente dice for dry skin, quindi per la pelle secca. Ecco, no, perché il potere idratante è medio, non è alto, quindi adatta per la crema mani tutti i giorni, ma se avete la pelle molto secca oppure arrossata o rovinata, bisogna un prodotto un pochino più strong, più nutriente. Questa davvero non può farlo perché è un inci completamente verde, quindi fa già abbastanza per il prezzo che ha. Mi è piaciuta davvero tanto e 1,29 euro, e quindi assolutamente promossa. Altra crema che vi mostro, questa della linea classica. Questa è la Sien Care, quindi Care, crema mani con camomilla. Allora, è questa qui, quella verde. E credo che sia quella che mi è piaciuta di più in assoluto. 125 ml, 99 centesimi a prezzo pieno. È fantastica, cioè il profumo è buono, ha una texture leggera, si stende facilmente, basta poco prodotto, assorbe immediatamente, ha un buon potere idratante, va bene sia di giorno che alla sera perché assorbe velocemente subito e quindi si possono usare le mani subito. Ma se vogliamo un pochino più di idratazione, ne mettiamo uno strato un pochino più spesso. Fa il suo lavoro per 99 centesimi, è fantastica. Anche l'inci non è affatto male, quindi questa io sicuramente vi dico che la ricompro. Direi che davvero è la mia preferita. Veniamo allora all'ultima crema mani che ho trovato, almeno nel negozio da me. È questa Q10 crema mani anti-aging con protezione solare SPF 10. Allora, sempre 125 ml, sempre 0,99, è questa qui gialla. Il profumo è delicato, sì. Se devo essere sincera, questa è quella che mi è piaciuta meno, perché comunque sia è una crema valida per il giorno. Si poco prodotto, si stende bene, assorbe molto velocemente e il potere idratante che è davvero basso, medio-basso, quindi sicuramente adatta a tutti i giorni. Più volte al giorno per applicarla ogni tanto sulle mani per tenerle belle morbide e poi assorbe subito, quindi va bene anche per facciamo qualcosa, crema e poi dopo andiamo a fare qualcos'altro, quindi ok. Per la sera o quando sono molto screpolata io ne uso un'altra perché questa non ce la fa. Q10 con protezione solare, queste cose io non le ho notate sinceramente che non fanno male sicuramente alle mani, ma devo dire che questa è quella con l'inci peggiore. Facciamo una carrellata veloce. Allora, inci su 5 stelline, quella che le ha tutte 5 è questa da Natur, quindi quella più buona. Poi 4 stelline, quella da camomilla e 3 stelline, quella del Q10. Se devo dirvi le mie preferite, c'è sicuramente quella da camomilla, cioè fantastica, cioè la ricompro. Poi ci viene quella Natur e la Q10 sinceramente non la ricompro perché non mi è piaciuta. Altra cosa, io ho trovato solo queste tre in negozio di questa linea, quindi della Sien, proprio marchio Sien. Se esistono delle altre, fatemi sapere che sono curiosa di provarle. Io ho una dipendenza da crema mani, vorrei crema mani tutto il giorno e queste davvero erano valide. E se vi è piaciuto questo video, avete provato queste creme, fatemelo sapere se a voi sono piaciute oppure meno.
anche se stessero fermi, facessero meno rumore, sarebbe meglio. Comunque sia, se vi è piaciuto questo video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!